il giorno dopo la mia professione venimmo qua con Stefano e la sua famiglia, quindi le bambine erano piccole, c'era una nebbia, ma era una cosa particolare. Io dico sempre, non si capisce bene Francesco d'Assisi se non conosci anche Chiara e ovviamente non cogli fino in fondo il cuore, anche la spiritualità di Chiara se non accanto a Francesco, no? Questo ricorda davvero anche la bellezza di questa complementarietà, no? Un uomo e una donna che sono riusciti ad avere questo tipo di relazione, no? Anche dentro questa libertà perché tutti e due guardavano nella stessa direzione. Nel tempo la letteratura, i film, ecco, ci hanno abituato a pensare, ma chissà erano innamorati, chissà se Chiara ha seguito Francesco, perché in realtà, cioè, sempre questa mentalità, no? Un po' ci piace pensare Sì. che tutto sommato c'era poi sotto sotto anche un amore umano. Sicuramente c'era un'amicizia, un rapporto umano molto bello e molto profondo, ma in realtà Chiara si innamora, di quell'ideale che Francesco segue, cioè dietro il volto di Francesco vede Cristo. Ed è bello perché hanno due storie, se volete, anche molto diverse, no? Chiara, fin da piccola, aveva questo desiderio di consacrarsi, ma non sapeva il come. Ecco, forse lei era proprio alla ricerca del come seguire Cristo. Conosce l'esperienza di Francesco ed è, lei è come se nel suo cuore Ha dice, trovato la ecco, risposta, sì. è così, è proprio così, no? Da povera, da pellegrina, anche se paradossalmente vivrà poi tutta una vita dentro le mura di San Damiano, no? In clausura. Però da pellegrina, no? Pellegrina nel cuore. Bellissima la Basilica di Santa Chiara con questa facciata bicolore e i contrafforti laterali che sembra quasi che la reggono. Quindi ha questa struttura anche molto originale. Le fasce rosa? Sì, è la pietra serena di Assisi, è proprio una pietra particolare della zona qui del Subasio. Le basiliche spesso anche sono state costruite, decorate anche con questa pietra, vedete anche intorno al rosone, ma anche le case stesse di Assisi, no? Spesso Hanno questo sì, colore, hanno sì. questo colore particolare, per cui anche al tramonto è molto bello perché veramente sembra che la città prende fuoco, queste sfumature appunto tra il rosa, poi piano piano diventano quasi sul rosso, ecco, con il sole al tramonto, quindi è molto bello. Ed è bella anche la posizione della basilica, perché rispetto poi alla Basilica di San Francesco è esattamente dall'altra parte della città e le due facciate delle basiliche si guardano, sono una di fronte all'altra. A me è sempre fatto pensare questa cosa perché venendo in Assisi è come se le due basiliche creano una sorta di abbraccio. Di tutta la città. In realtà forse all'inizio non è che sono state pensate per questo motivo, perché prima è stata costruita ovviamente la Basilica di San Francesco e poi quella di Santa Chiara è successiva. In realtà la Basilica di San Francesco è orientata in maniera esattamente contraria come di solito vengono orientate le chiese e le basiliche, quindi quella di Santa Chiara e come appunto anche nel Medioevo venivano in realtà costruite, no? Proprio per la posizione in cui è situata sulla collina, quindi per forza hanno dovuto costruirla con l'abside, diciamo, orientato diversamente, no? Però è particolare perché questa cosa appunto crea questa sorta di abbraccio ai pellegrini, no? Che in realtà passano attraverso queste due braccia allargate, che dicono un po' l'accoglienza, no? Però un po' dicono anche la relazione tra Francesco e Chiara. Ecco, E questa qui cosa. c'è un monastero di Clarisse. Sì, qui c'è il monastero di Clarisse, proprio adiacente alla basilica. Le Clarisse qua si sono spostate ovviamente dopo la morte di Chiara. Voi pensate, nel 1253 muore Chiara, nel 55, dopo 2 anni, è già santa, già canonizzata. E dopo qualche anno viene costruita la basilica, per cui una volta finita la basilica e il monastero, che è questa, diciamo, questa parte sulla destra che domina questa parte della collina, le Clarisse si spostarono, tutta la comunità, da San Damiano qui a Santa Chiara, per custodire ovviamente le spoglie di Chiara, perché c'è la cripta che custodisce la tomba, e poi l'altra, diciamo, l'altro pezzo importante è il crocifisso di San Damiano, che stava appunto a San Damiano e che le Clarisse hanno sempre custodito, fino a che poi dopo è stato trasportato qui e c'è una cappella laterale sulla destra che ancora conserva il crocifisso. Ma
Attualmente nella nostra società pensa ancora delle sue Clarisse, non è anacronistico? Si pensa che le donne che stanno qui e stanno spendendo la vita pregando e offrendo la vita così sono delle folli, no? Quindi questa è la mentalità Ma comune. Suppongo che comunque anche ai tempi di San Francesco e Santa Chiara erano viste piuttosto come dei folli, no? Sì, soprattutto infatti. Che avrebbero potuto permettersi una vita di agio e di... Esatto, soprattutto Chiara, poi tra l'altro che veniva, era di estrazione nobile, per cui soprattutto lei si poteva... ed era già promessa sposa, di fatto, perché poi i matrimoni così si combinavano, si combinava. No? In realtà lei con questa scelta che già aveva nel cuore fin da piccola, perché aveva questo esempio di questa madre, ecco, una figura di donna molto bella, no? Ortolana, la madre di Chiara, che in realtà sarà per lei quasi, ecco, anche una madre nella fede, no? E che poi seguirà Chiara, tra l'altro, in monastero, no? Quindi abbraccerà la stessa scelta della figlia. Ecco, soprattutto Chiara poteva veramente, ecco, chiedere anche a se stessa tutt'altro. Di fatto avviene una, io dico spesso, una rivoluzione al femminile con Chiara, no? Perché di fatto anche lei stessa si definisce la pianticella di Francesco, no? Io, Chiara, la pianticella. In realtà se avvicini la storia di Chiara ti rendi conto che non è una pianticella, cioè Chiara è una quercia, è una donna forte, no? Intanto una donna che fa una scelta anche paradossale per il tempo. Voi pensate che su dalla piazza di San Rufino, dove abitava con la famiglia, la zona nobile di Assisi, lei deve scappare nel 1212 per abbracciare questa nuova scelta di vita, perché ovviamente la famiglia non sarebbe stata mai d'accordo, no? Una ragazza di 18 anni che davvero ha il coraggio di rompere, no? Anche i condizionamenti sociali del tempo, per cui una donna forte perché anche libera di fare una scelta, seppur anche nella sua giovane età, una scelta molto rivoluzionaria. Chiara, luminosa per chiari meriti, risplende in cielo per chiarità di gloria e in terra rifulge dello splendore di miracoli sublimi. Chiara è una mistica, no? Quindi gli scritti che ci sono rimasti anche suoi non sono molti, ma sono molto belli, no? Dal testamento suo alle lettere, sono degli scritti bellissimi, no? Di una ricchissima contemplazione. Però è come se alcuni aspetti poi magari non vengono molto tenuti in considerazione. Siate sempre amanti di Dio e delle anime vostre e di tutte le vostre sorelle, e siate sempre sollecite di osservare quanto avete promesso al Signore. Chiara difende la città di Assisi attraverso la forza della preghiera, lei e la sua comunità, perché Assisi due volte viene liberata, la tradizione dice, no? Perché Chiara prega per la città di Assisi. Quindi questa fede anche nella forza della preghiera, cioè questa fiducia in Dio che va oltre ogni mezzo umano, no? Quindi un gruppo di povere donne che non avevano nessun tipo né di difesa né di... che in realtà diventano un punto di riferimento per la città stessa, no? Forse al giorno d'oggi non è compresa, no? Anche e soprattutto se pensi alla scelta di clausura. In realtà, guardando proprio la figura di Chiara, è una donna libera per il suo tempo, cioè ha scelto liberamente di poter vivere così, no? Da povera, da donna che si fida soltanto di Dio, e poi viene tutto il resto, no? Paradossalmente questa libertà dentro qualcosa che il mondo vede come costrizione, in realtà lei vive una libertà sua dentro le mura del monastero, no? Quando noi arriviamo qui abbiamo una sensazione fisica, no? Di qualcosa di... si sta bene, uno dice io non voglio più andare via. Poi però la gente qui c'è nata, ci vive, è sommersa da questa ricchezza e da questa bellezza che noi assaporiamo per 2 o 3 giorni. Come vivi tu, che hai vissuto tu tutti questi anni qui? E poi la gente, ho visto una scuola elementare per cui i bambini vanno a scuola, escono e hanno come visione Santa Chiara. Santa Chiara, proprio subito di fronte alla scuola, sì. In realtà c'è sempre il rischio di dare per scontato, ma come le cose più belle della vita, no? Cioè tu dai per scontato che hai alcune cose, quando non ce le hai più ti rendi conto forse del tesoro, no? Che avevi tra le mani. Quindi io penso che la gente qua in Assisi è abituata, ecco, questo è lo scenario che vede tutti i giorni, no? Ma anche per me, che ho vissuto qualche anno qua, ecco, c'è un po' il rischio di dare per scontato. Lo ripeto, come dare per scontato un po',
Sì, le cose più belle che hai, no? Sì, 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 di cui ti rendi conto quanto è difficile, ecco, ringraziare, avere un cuore quasi da bambino che sa stupirsi, no? Noi dovremmo ritornare un po' a questo e credo che anche la storia di Chiara un po' ci ricorda questo, cioè la bellezza dello stupore. Di aprire ogni giorno la finestra e non soltanto perché visivamente vedi delle cose belle, stai in un luogo oggettivamente eccezionale, ma ringraziare davvero per quello che hai nella vita, che noi diamo per scontato, come per esempio la bellezza di questi luoghi, la bellezza del carisma francescano, ma la bellezza proprio della vita. E quindi sì, c'è tanto il rischio poi che così che ne perdi il gusto. Ecco, forse ogni tanto prendere distanza da alcune cose fa bene perché poi quando ti riavvicini ecco, ne riassapori anche tutto il gusto, tutta la bellezza che ha. Quindi tornare in Assisi anche fa un po' questo effetto.